All'interno del salotto di Sanremo Sol per questo grande progetto che vede un interscambio culturale tra Matera, la Basilicata e Sanremo. E proprio dal Palafiori di Sanremo abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Luca Avagnina. Buonasera e ben ritrovato, direi buon pomeriggio. E che con tutto questo via vai di artisti, questo fluire di persone, eccetera, uno perde un po' anche la concezione del tempo. È vero, è vero. Una domanda che un po' esula dal suo campo, del quale adesso parleremo, è come vive lei, vivendo in Liguria, quindi come vive il Festival di Sanremo? Il Festival di Sanremo monopolizza la città, per cui io che ho un tipo di pazienti che vengono da tutta Italia sono un po' titubanti a venire, A perché non trovano posto, B perché è difficile muoversi, e la città è viva, è ricca, ma è concentrata su quello, quindi si dà meno attenzione ovviamente a tutte le altre parti che non hanno a che fare con tutto questo. Certo, diciamo poi tutto il resto si ferma in questa settimana. Fermarsi no, ma si tranquillizza. Si tranquillizza, si fanno dei sacrifici. Sì. Allora, dottor Avagnina, lei è podologo, io leggevo una affermazione che avrebbe rilasciato lei tra le tante news che vedeva gli uffici stampa, in cui dice che la podolistica è un concetto innovativo di approccio olistico dei piedi per l'analisi del trattamento osteomuscolare legato poi ai disequilibri del nostro corpo. E io ho detto olistica, come mai? Lei prima, quando le ho fatto brevemente questa domanda, mi ha dato una risposta molto interessante. La mia figura è la figura più di podoiatra che di podologo, che è una figura un po' nuova in Italia, non esiste ancora, è una laurea quinquennale che ti permette di spaziare in tutti i campi della medicina che concerne il piede e la caviglia. La podolistica invece non è istituzionalizzata, è una filosofia, è un termine, anche un vocabolo che ho inventato io, perché stavo stretto in certe ideologie che racchiudevano il piede in una radiografia o in un esame solo diagnostico, perché il piede fa parte di una persona e noi non curiamo la patologia ma curiamo le persone, e quindi il concetto di olistico mi permette di affrontare qualunque terapia più adatta al paziente, certo, da differenti punti di vista, senza dover per forza seguire delle regole ferme che magari arrivano fino a un certo punto e poi non risolvono il problema. Assolutamente, e questo l'ha portata logicamente a fare anche molte scoperte, ad approfondire il suo campo. Lei è uno dei massimi esperti in questo senso. Ha messo qui davanti a me un piede. Io quando vedo un piede penso anche che magari non molti lo considerano come parte integrante proprio, no, del corpo, fondamentale. Mi riferisco ad esempio alla riflessologia plantare, no? E al fatto che da ogni piccolo punto del piede corrisponda poi un organo. Questa è già una visione podolistica, perché nella medicina tradizionale questo non è accettato, infatti sì. È più di medicina orientale, cinese, il che non significa che non valga, nella nostra cultura non viene approfondito e non viene riconosciuto in campo sanitario, ma ci sono degli ottimi risultati anche da questi punti di vista, con i giusti limiti, perché quando queste cose un po' non controllate vengono prese da persone che non hanno le basi mediche per poterlo fare, poi si esaltano in un punto che promettono cose che non possono realizzare, certo, ma fatte con buon senso possono avere un senso. Mi viene, dal momento che lei ha parlato di medicina cinese, su quello che le ho detto io, la riflessologia, nel caso del piede viene anche utilizzata l'acupuntura? Sì, sempre in questa ottica orientale. Noi non la utilizziamo, ma utilizziamo i punti di acupuntura, per esempio, per fare dei trattamenti che possono togliere il dolore al piede. Ci sono delle... Il piede è un... Sostituendo questo tipo di trattamento ai farmaci? Non sempre puoi farlo, ci vuole il buon senso. La medicina del buon senso deve prevalere. Il piede è un organo di ingegneria meraviglioso, ma molto complesso. Ogni volta che tu tocchi un pezzo, sai che ci saranno delle conseguenze sugli altri, non solo all'interno del piede, ma anche su tutto quello che sta sopra. Per cui se io agisco su un dito, posso ottenere una risposta, o sul modo di lavorare del piede, su un ginocchio, su un'anca, su una schiena. E molti non sanno che i loro disturbi, che sono a questi livelli, possono dipendere dal piede, perché normalmente nella medicina tradizionale, quando tu vai da un ortopedico, un fisiatra, tende a vedere il singolo pezzo, come se fosse quello... Sì, è vero, non nella sua interezza. Non nella sua interezza. Ecco perché il concetto di podolistica deve aiutare ad allargare la nostra cultura e chi come me si occupa di podoiatria ad avere una visione, sì, c'è il piede, ma perché in quella persona dà quel problema? Molte volte si dà la colpa alle scarpe, faccio un esempio, la Lucevalgo, perché le donne portano scarpe a punta con i tacchi alti, vero, ma
e come mai ci sono delle donne che hanno un aluce valgo solo a sinistra e hanno portato per tutta la vita le stesse scarpe sia a destra? Assolutamente, ci dia una risposta. Allora in questo uno senso deve porsi queste domande, certo, che normalmente la medicina non si pone perché ha delle risposte standard. E quindi la nostra base come podoiatri è la medicina, perché altrimenti se non hai quella base non ti permette di capire le cose, però con il buon senso di andare oltre, ecco il concetto. Quindi perché? Perché ci possono essere fattori genetici ereditari. Uno può avere un aluce valgo semplicemente perché in famiglia la mamma, la nonna, la zia, qualcuno aveva l'aluce valgo. Anche il piede valgo. Poi in generale anche il piede valgo. L'aluce, quello anche che quella è una cosa genetica, non, no? Piace esteticamente. Però anche esempio, le attrici ci stanno attente, le cantanti, perché sì, non perché poi si può operare l'aluce valgo. Sì, bisogna capire o si corregge. No, correggere quando è troppo strutturato no, però bisogna cercare di capire se si può fare qualcosa prima di arrivare al punto di doverlo operare. E che cosa? E secondo, quando lo devi operare, che tipo di tecniche? Perché oggi ne esistono a tonnellate e non tutte sono adatte. Quindi ho preso l'aluce valgo come esempio di un simbolo di estetica e di bellezza femminile che tocca molte donne e che poi diventa però anche funzionale, perché quando fa male, fa male. Certo, il campo della medicina e dell'estetica che va ormai sempre di pari passo, maggiormente in casi come questi. Tra l'altro, a proposito di, lei ha detto la luce valgo, io prima le ho detto invece il piede valgo, no? Per esperienza, ad esempio, che si riferisce proprio alla mia bambina che nacque con il piede valgo e che io ho dovuto correggere nei primi anni di vita con degli accorgimenti naturali, e uno di questi era quello di farla camminare sulla sabbia. Queste sono sempre ottime cose. Noi nella nostra società abbiamo perso la capacità di usare il piede come organo di senso, perché appena nasciamo, mamme apprensive chiudono questo piede e lo serrano in scarpe che bloccano il movimento, bloccano la capacità sensitiva e di contatto col terreno. Ricordo che il piede è l'unico punto del corpo che tocca il mondo continuamente, non solo ci regge in piedi ma è in contatto con è interessante terra. Questa osservazione che lei fa, perché secondo me noi trascuriamo la cura del piede. Ma perché questo è un retaggio culturale. La medicina, anzi la società prima e la medicina dopo, agli inizi dell'Ottocento vedeva il piede come un organo di cui vergognarsi. È vero. Per cui si diceva con rispetto, con decenza parlando, e si introduceva l'argomento del piede, bello, brutto, male o non male. A livello estetico invece oggi è stato parecchio rivalutato, perché oggi è stato molto rivalutato, esatto, no? Il piede può essere anche oggetto di culto, di feticismo. Sì, assolutamente. È vero. Il piede può avere un grande fascino. No, in una persona talvolta ci sono momenti in cui, ad esempio, di una persona quando la conosci guardi le mani, sì, i piedi, sono delle piccole cose che poi magari creano anche il fascino di quella persona. No, l'altro giorno ero sul web che giravo per delle ricerche, ho visto proprio uno spot, i 10 piedi più brutti delle attrici. Anche io l'ho visto questo articolo, sì, so delle cose mostruose. Famoso, ma evidentemente toccava questo argomento. Ma c'è la chirurgia estetica per abbellire i piedi? Allora, negli Stati Uniti, dove la podoiatria è avanzata da 100 anni, noi siamo leggermente indietro, io sto cercando di portarla anche in Italia finalmente, esiste addirittura la specialità di podoiatra chirurgo del piede, chirurgo estetico del piede. E a Beverly Hills Immagino. Sono famosi perché addirittura le attrici, alcune secondo me, io non approvo questo, fanno quella che è chiamata la Cinderella Surgery, che è la chirurgia di Cenerentola. Per riuscire a calzare una scarpa di Manolo o di un altro grande stilista, si fanno amputare un dito del piede per starci dentro. No, dottora Vagnina, mi sta dicendo una roba allucinante che non avrei mai pensato. No, infatti. Questi estremi, no, da noi penso che ci sarebbe prima un percorso psicologico prima di chiedere un intervento del genere. Forse da questo punto di vista noi siamo un po' più attenti anche, no, alla morale. Però la podoiatria è veramente un'arte che, se fatta bene, può anche abbellire il piede, ma deve essere fatta funzionalmente per cercare di farti camminare bene, perché alla fine la salute deve prevalere, certo, tutto, compresa l'estetica. I campanelli d'allarme di un piede che non funziona e che quindi poi compromette la postura e compromette logicamente il funzionamento perfetto del nostro corpo, perché avere problemi ai piedi significa man mano modificare la postura e quindi camminare male, è un vero e proprio problema. Anche un callo può essere un problema. Bravissima.
Infatti da una piccola cosa si può cambiare, trasformare in un'evoluzione che porta dei compensi che salgono fino alle parti più estreme. Certo, perché l'organismo deve compensare poi, sì, no? Cerca di compensare, poi arriva fino a un certo punto che non ce la fa più e si rompe un altro pezzo, è come una catena, ecco. Diciamo così. Per cui se la catena funziona e gira bene, tutto funziona bene. Se un pezzo di questa catena, e in particolare il piede, non perché è il mio campo, ma perché, come ripetevo, è l'ultima e l'unica parte che sta a contatto col suolo e condiziona tutto quello che sta sopra. Quindi un difetto del piede di appoggio, se non viene modificato, col tempo è come una macchina che non ha equilibratura e convergenza. Il pneumatico piano piano per primo si rovinerà in maniera anomala, ma poi possono rovinarsi i giunti e altre strutture che stanno alla base della meccanica. Quindi il piede, certo, è un organo biomeccanico fondamentalmente. Dottora Vagnina, qual è la tipologia di clientela che si rivolge a lei? Beh, diciamo che problemi ai piedi li puoi avere da quando nasci fino al giorno della morte, nel senso che tutti sono soggetti. Ci sono delle ricerche che dicono che il 90% della popolazione mondiale durante l'arco della vita avrà un problema al piede. Ci sono bambini che nascono con le unghie incarnite, ci sono persone anziane che non riescono a camminare, ci sono bambini che nascono con piedi piatti o pronati che vanno corretti, ci sono adulti che vogliono fare sport e non riescono perché a un certo punto qualcosa nel loro sistema muscolare o articolare si blocca perché il piede funziona male. C'è gente che ha mal di schiena, ha provato fisioterapia, ha provato riabilitazione di tutti i tipi. Per non parlare dei farmaci che ha assunto. Farmacologia. Ma il farmaco, come anche la fisioterapia, deve avere un senso nel farla, nel senso che se io ho un fenomeno acuto lo devo cercare di limitare perché è invalidante, ma non difficilmente tratta le cause, cioè tratta i sintomi, cioè gli effetti. È come se io con un farmaco, un po', io faccio questo esempio, a una macchina mi si accende la spia rossa che manca l'olio e io invece di mettere l'olio spengo la spia. Ecco, non è secondo me la soluzione podolistica migliore. Certo. La soluzione podolistica è spegnere la spia se dà dei problemi di abbagliamento o di qualunque tipo, perché è una spia, ma andare a cercare le cause per agire sulle cause, che possono essere terapie ortesiche plantari se devo modificare l'assetto del piede, fatti in una certa maniera, possono essere riabilitative se devo risolvere un problema muscolare, o chirurgiche nei casi in cui non riusciamo con i mezzi che abbiamo detto a disposizione. Allora si può anche lì fare una chirurgia intelligente, mini-invasiva, che non sia troppo aggressiva, perché grossi cambiamenti nel piede fatti in maniera corretta potrebbero aggiustare quel pezzo e romperne, come abbiamo detto, altri. Certo, io intanto la ringrazio, però la lascio con una domanda. È normale che quando arriva qualcuno da lei, proprio per questa visione che ha nell'interezza, proprio che considera insomma la persona per intero, io credo che lei sia anche attento a fare alcune domande che riguardano gli stili di vita e quindi l'alimentazione, se pratica sport, se invece ha una vita sedentaria, perché secondo me sono risposte che l'aiutano tanto poi nella valutazione. Nella nostra visita nel nostro centro qui a Sanremo, la prima cosa è dedicata a un 20 minuti di conversazione col paziente. Noi dobbiamo capire la persona, capire perché è da noi, capire perché quel problema l'affligge, capire quali possono essere tutte le cause che hanno influito sull'insorgere di questo problema, e dopodiché con l'esame obiettivo andiamo a verificare il danno, il malfunzionamento, il dismorfismo, cioè tutto quello che ha poi contribuito a renderlo tale, no? Però se non ne capiamo l'insieme, l'olistica in questo senso, difficilmente troviamo delle soluzioni che dureranno. Certo. Avremo delle soluzioni che io faccio un'infiltrazione, sempre di rimedio, tolgo il dolore, ma per quanto tempo, e poi si riproporrà subito dopo o lì o da un'altra parte. Curare la causa o comunque prevenire. Ma le persone. Come si fa però a prevenire tutto questo con una cultura di base che tenda a sensibilizzare, no? Allora, oggi esistono sul territorio italiano i podologi, che sono già una figura più specialistica di molte altre, che sul piede hanno una formazione di base importante e possono dare dei consigli. Con l'avvento della podoiatria che sto portando in Italia avremo un livello ancora più alto, e questo ci permetterà anche di offrire, anche dal punto di vista chirurgico, dei servizi che oggi vengono dati poco o male perché sono ancora retaggio di vecchie culture della medicina tradizionale oggi. Bene, vogliamo lasciare un indirizzo anche mail attraverso il quale entrare e avere più informazioni, magari anche del suo sito, dottora Vagnina? Grazie, noi abbiamo il sito, che uno dei nostri siti è www.podomedica.it, dove potete trovare sia tutti gli altri siti che riguardano l'attività sportiva per chi fa sport, l'attività chirurgica per chi si vuole interessare di chirurgia, il problema delle unghie incarnite,
la Lucevalgo, e troverete anche gli indirizzi dove scrivere, ad esempio il più comune è segreteria@podomedica.it. Benissimo, grazie dottor Luca Vagnina di essere stato all'interno di Sanremo Sol, e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Noi continuiamo con le nostre interviste, sicuramente saranno stati preziosi tutti i suoi consigli. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti.